make the ground shake. Benvenuti tutti nel mio canale, io sono Softerba e oggi andremo a effettuare il quarto gameplay con il nostro SurM su Oculus Mate 2. Oggi, avendo già bonussato l'equip, diciamo, base, ci manca solo gli orecchini che adesso andremo a fare e a portare gli stivali. Non mi va. Ok, gli stivali, perfetto, questi li buttiamo. Andiamo a uppare i nostri cari orecchini d'ebano che adesso ho appena visto. Sì, perfetto. Ovviamente questi li metteremo a livello 33. Siamo quasi, perfetto. Portiamo anche questi a più 9. Se mi ricordo bene, non chiedono item up. Non se ne dovessero chiedere, annaia. Ho finito i papiri e non è andato. Vabbè, è arrivato più 7. Appena dropperemo altri papiri, li faremo. Apriamo i forzieri del capoorco. Che questo. Superle bianco, vabbè. Qui abbiamo un po' l'inventario messo male. Questi qua io personalmente non li tengo perché non apro Gilda e sinceramente neanche Capogilda, visto che hanno aperto con il compensato la pietra fondamentale e il tronco i vari edifici che servono. Ma vabbè, noi andiamo avanti con il nostro SurM. Allora, ricapitolando, il nostro SurM è stato equipaggiato di elmo più 9 di livello 21, spada luna piena da livello 30, corazza da livello 26, scudo pentagonale 21. Questi tre item li abbiamo lasciati così per adesso, gli iniziali, e gli stivali di palle più 9. A questo punto, e in base a nostro piacere selezioniamo zone ostili e se uno vuole livellare subito va al deserto Yongbai, comincia a mobbare, a fare metin o idem al Monte Swan, sempre per, diciamo, farmare e espare, o andiamo direttamente al covo 1 per espare. Noi, a mio piacere, io consiglio di fermarci un pochino nella Valle degli Orchi per fare qualche metin, innanzitutto insieme ai metin farci anche qualche caporco e poi da livellare livello 33 nel frattempo, così da portare gli orecchini ebano, da indossare gli orecchini d'ebano e finalmente espare fino a livello 50. Il SurM e a breve sarà con paura M1. Dopo, come dicevo, si alza tutto Vortice del Drago. Vortice del Drago serve molto per quando hai molti mob intorno e gli fai una piccola skill con un bel critico, magari così butta giù metà dei mob intorno a te e dopo ricontinui a killarli dalla cavalcatura. Questo sul dino non viene su. Andiamo in CH1, scusate, a prendere, niente, CH2, mi si è buggato una schermata, a uccidere l'altro caporco e poi ci mettiamo a farmare un pochino. Il mio consiglio è che prima di andare a spare in covo ci si farmi un pochino di roba, perché ovviamente, ecco, perfetto, mi si è buggato e mi è crashato ovviamente. Il mio consiglio, come dicevo, è di farmare un pochino
di item. Anche perché sì, nei livelli più alti andremo a farmare tantissimo, eccetera, eccetera. Però niente, non c'è il caporco. Però è sempre consigliato farlo già dai livelli bassi, anche perché gli item servono sempre. Sto diciamo laggando moltissimo, non so perché. Come possiamo vedere, dai metin 45, quelli con cui andremo a farmare, intanto che facciamo livello 33, ma meglio ancora 40, per poi iniziare la missione Biologo 2 dei libri maledizione, sono i metin dell'ombra di livello 45, di cui droppano il libro capo, item molto utile, l'arte della guerra WZ, che è quello per la guida. E se vi create una sciamana, io ce l'ho già la mia sciamana, di cui mi buffo con sciamana drago e sciamana cura per fare molto più danni. Le sfere benedette, che sono quelle per aggiungere il quinto bonus, e i bauli minerali e scatole dei boss. Questi altri due bauli sono molto importanti. Uno, bauli dei minerali, che vi dicevo in precedenza in un video del gameplay, che servono per mettere gli slot ai vostri item e mettere i minerali. E la scatola dei boss esce lotta critica, lotta trafiggente e le monete del drago, vita, intelligente e forza del drago, quelle cose lì. Poi le famose stoffe per creare le prime sole, il rinforzo oggetto, incanto oggetto e le PDA con i fagioli Zen, più ostriche e i forzieri pietre P4, di cui vi darà direttamente cioè, a random una pietra P4. Ovviamente non tutta quella roba ve la droppa, come potete vedere ha droppato solo un paio di cosine, anche perché va anche in base alla velocità che spacchi il metin, eccetera, eccetera. Noi adesso mettiamo tutti e quattro i punti su STR. Facciamo così. Libri maledizione più. I libri maledizione più sono un altro item molto utile per uppare. E insieme ai denti d'orco più, tenetevele e farmateli più che potete, perché veramente è una cosa utilissima. E è ancora adesso vendibile molto bene. Anche ai livelli molto alti potremmo già cominciare a bonusare lo scudo 41 e per poi portarcelo fino al 61. 61 è anche un pochino più del 61, e perché non sono molto facili da uppare a più 9 gli scudi, a meno che non farmi tantissimi denti d'orco più già dall'inizio, che quando arrivi a 61 che vai in covo 2 te lo droppi e te lo uppi subito a più 9. Ecco già, ecco il primo forziere, scatola dei boss. Scatola dei boss, come dicevo, può uscire tutta questa roba qua: lotta critica, lotta trafiggente, vita dio drago, attacco dio drago e difesa del dio drago. Noi lo apriamo, non lo utilizzo perché non ci serve adesso, e ci ha dato l'aumento aumento del 20% per 30 minuti i tuoi HP massimi. Questo adesso lo metto nell'ultima pagina. Ovviamente ci si mette un pochino con un Surem a fare i metin, infatti è consigliato sempre o farsi una sciamana subito drago e dello stesso livello, full buff, cioè full intelligenza per darvi benedizione e aiuto del drago, o andare in piazza e chiedere a qualche sciamanina o sciamanino di buffarci molto gentilmente, cose che non faranno sempre in tanti, però qualcuno si trova. In questo server ho conosciuto veramente tante persone gentili,
simpatiche, con cui ho fatto anche amicizia. Poi vabbè, ci sono sempre i bimbi minchia che stanno a offendere tutto e fanno i grossi dietro il giochino, ma che ci vogliamo fare? Non è solo in questo server, è in tutti i server. Però non ce lo facciamo rovinare, siccome è un bel server, non ce lo facciamo rovinare dai bambini. Qui c'è un piccolo masso, pensavo che avessi trovato qualcosa di raro invece. Allora, innanzitutto, prima di... anzi, intanto attacchiamo un metin e mobbiamo. Bonussiamo gli orecchini d'ebano e le facciamo girare. Siccome sono orecchini d'ebano, che gli orecchini d'ebano ci serviranno, io li ho tenuti con il mio primo PG fino a un livello 75 più o meno. 75-80, quando ho iniziato finalmente a fare Azrael e dopo ho droppato il famoso 7 cristallo, fino a quel punto serviranno gli orecchini d'ebano. Allora, negli orecchini d'ebano, i bonus consigliati, anzi, già che ci siamo, proviamoci a infilare anche il quinto bonus. Nessun miglioramento. È dato il quinto bonus. Perfetto, siamo stati molto fortunati. Avendo 5 bonus, io farei uscire 20 drop oggetti e siccome si andrà avanti con questi, io metterei subito 20 zombie per le famose scalate. Siccome è un item 33, gira ancora con questi incantesimo verde. Allora, nascondiamo subito se ce l'abbiamo. Sì, ne abbiamo 100. Nascondiamo subito dalle grinfie dello switchbot l'incanto oggetto. E mettiamo anche difesa frecce, che è utilissimo in torre. Lo cominciamo a girare e lo lasciamo lì a girare da solo. Ok, qui abbiamo droppato finalmente una PDA. Potremmo già cominciare a dupparcele, però. E siccome questo server lo dirò sempre, lo dirò anche più volte nei video, però è veramente molto bello. Oltretutto, tutte le settimane questo server che cosa fa? Ci sono gli eventi, ogni settimana e ogni tot giorni c'è un evento. In questo server tutte le domeniche, puntuale dalle 22 fino a mezzanotte, cioè 2 ore esatte, poi qualche volta i GM e lo staff sono anche carini da darci un po' di più di tempo. C'è l'evento Forziere Luce di Luna. L'evento Forziere Luce di Luna, se sfogliate nel mio canale, vedrete un video dove ne ho aperti 105 e droppano veramente tantissima roba utile. E insieme ai drop utili, droppa anche la pietra arcobaleno, che è quella che porta direttamente da G1 AP le skill. L'evento possono partecipare tutti, si droppano da tutti i mob, se ne droppano a grandi quantità, è facile, basta trovarsi un bel punto dove ci sono tanti mob. Io faccio nelle varie mappe del mio livello, ovviamente 105 o 95, dove ci sono sia metin che mob, così intanto che farmo faccio anche i forzieri luce. E per questo consiglio di non stare a perdere tempo con le PDA. La domenica arriva sempre, tutte le settimane per fortuna, e di aspettare l'evento forzieri luce di luna, così da sperare di droppare la pietra arcobaleno. Se no, ovviamente datevi sotto con le PDA, cioè le pietre delle anime, queste qua, e tanti fagioli zen. Invece con la pietra arcobaleno il fagiolo zen non serve, il vostro karma, che possiamo vedere premendo il tasto C della tastiera o cliccando sulla testolina, fermiamoci la testolina, e andando sopra il nostro nome, punti karma 649. Da neutrale dopo diventeremo gentile, buono, nobile, cavaliere e così via. Se
se vogliamo essere cavalieri in celeste, se no crudeli, crudeli è tutto il rosso e sei crudele. Adesso non mi ricordo bene com'era il drop, se il drop Young era per il crudele e cavaliere il drop oggetti, adesso non mi ricordo più, mi sembra che era così. Però, vabbè. Ci ha girato, gli orecchini devono più 7, sono usciti come volevamo, 20 zombie, 15 difesa frecce e 20 drop oggetti. Questo va benissimo per le scalate, è veramente ottimo per fare le scalate in torre, non ti tirano giù. Ovviamente non solo grazie agli orecchini dovremo anche metterci un bonus, cioè un equip un pochino migliore, ma già con certi item che abbiamo possiamo già scalare, come gli stivali, la spada, anche la corazza si può usare questa. Io l'ho usata fino a livello 80, fino a che non ho comprato tutti gli item e droppato tutti gli item per fare la wang. Comunque, facciamo questo piccolo caporco, sempre buono farsi il caporco. Ricordatelo sempre, così apriamo due forziere insieme e ci dà arco drago giallo, so c'è che fantasia, ci ha dato due item uguali. Proviamo a portare, prima di indossarceli, questi orecchini d'ebano a più 9, non ce lo vuole portare, finiamo 15 papiri e non ce l'ha portato, scommetto. No, più 7, sono rimasti più 7, indossiamoceli e li lasciamo così per un po', fino a che non droppiamo altri 15-20 papiri del drago, papiri consacrati, scusate, e basta. Il livello consigliato per oggi è fino alla nuova missione, e dopo finiremo il video così. Sarà a livello 40, di cui finalmente potremmo iniziare la seconda missione del biologo, e quello sarà un altro video gameplay, e che saranno i famosi libri maledizione che dropperemo proprio da questi famosi evocatore oscuro, eccetera, eccetera, e sono i libri maledizione, come dicevo. E dà un altro bonus permanente, anche quella lì di missione. Poi, da livello 40, c'è chi si ferma e farma. Noi ovviamente, io consiglio, come ho già detto prima, di farmare il più possibile denti d'orco più e libri maledizione più. Quando se ne sono farmati un centinaio di denti d'orco più, cominciate a livellare altri 20 livelli, 30 livelli, anzi da 36-40 potete già livellare fino all'80 e dall'80 dopo andate a droppare finalmente le vere cosine interessanti. Dai dungeon, che potrete fare dungeon di come la baronessa ragno. E vabbè, la Torre Demoni potrete già farla dal livello 40, la Baronessa Ragno, le Catacombe del Diavolo, Azrael, Tempio del Drago, che è il Baron. Dall'80 potrete fare 75-80, potrete fare questi dungeon veramente utili, dove droppano roba fantastica, ma piano piano ci arriveremo. Adesso io direi che spengo qua il video, il 40 non ve lo lascio stare ad aspettare insieme di guardarcelo. E appena sarò salito al 40 farò il nuovo video per la missione biologo e così via. Ricordatevi l'equip e i bonus che vi ho fatto vedere per fare il SuraM perfetto da PVM. Con questo grazie di tutto e lasciate un like e al prossimo video. Ciao ragazzi!